Ciao a tutti dormiglioni, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca, benvenuti o bentornati sul canale. Se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di iscrivervi sia qui sia sul primo canale Luca ASMR e in alto trovate anche i collegamenti ai social Instagram e TikTok. Allora, fatte queste piccole premesse, oggi nuovo video finalmente di Fall Guys, me lo avete chiesto tantissimi e torniamo e andiamo subito a cominciare. Sto registrando questo video, forse qualcuno lo sa, post live di ieri sera, insomma sul primo canale Luca ASMR ho fatto una live e adesso sono le 1:12 e sto registrando questo video perché ieri, insomma, sapete, ho detto ok, da adesso in poi al giovedì alla domenica alle 14:30 usciranno dei video registrati. Peccato che non mi fossi reso conto che era mercoledì e che quindi mi mancava un video per il giorno dopo, cioè oggi. E quindi ora lo registriamo veloce veloce. Peraltro vedrete, insomma, che il tutto magari non sarà editato particolarmente perché sto registrando il tutto sempre con OBS. Quindi, insomma, spero di non dover fare grandi tagli, magari se passa qualche super camion in fase notturna lo taglierò in successiva sede, ma spero di non dover fare grandi tagli. Allora, io un po' che non gioco a Fall Guys e devo dire che però della nuova stagione l'unica mappa che ho trovato diversa, ne ho trovate due in realtà, questa è una con dei super blocchi da spostare, ma tolto ciò e tolto qualche costume non ho trovato grandi differenze, ecco anche la musichetta un po' stile medievale, ok, però nulla, nulla di più. Vediamo se nonostante io non sia davvero più granché pratico, magari riusciamo a vincerne una. Peraltro ho una skin molto molto sobria, come potete notare. Allora, io ho capito che il segreto per passare questi rulli, oltre a far passare tutto sto branco di persone, ok, è tipo correre in questa direzione così, ok, perché se passate dritti è la fine. Boom, ok, porca miseria, che fortuna, ok, poi riesco anche solo a passare di qua, ok, aspettiamo che passi anche quest'altro rullo, via via via, levati, oh mio Dio, ok, ce l'ho fatta, dai, non è così difficile questa mappetta in effetti. Allora vediamo, penso che questo gioco io penso di averlo giocato solo ed esclusivamente in live per ora. Penso, vero? Quindi, boh, sarà un po'. In realtà a me non cambia nulla giocarlo in live o giocarlo registrato, cioè nel senso il mio modo di pormi al gioco è sempre lo stesso. E in effetti poi non capisco anche come mai qualcuno preferisca di più il video in versione registrata rispetto alla live, forse perché non leggo la chat. Potrebbe darsi, forse sono un pelo più concentrato sul gioco. Potrebbe essere. Comunque, la prima mappetta l'abbiamo fatta, quindi viva noi, viva noi. Chissà se riusciamo a fare anche le altre. È sempre qui il problema, è sempre qui il problema. Però sono fiducioso. Vediamo qual è la prossima mappetta. La prossima mappetta sarà. Se no, cioè, ste pedane è un incubo,
No. Che odio poi proprio all'ultima, capite? Cioè, quello che mi dà noia, che mi dà un botto noia. Però vabbè, è così, che ce possiamo fare? Che ce possiamo fare? Riuscirò a questo giro? Ma chiaramente no, ma chiaramente no, signori, ma chiaramente no. Rimarrò fregato, me lo sento, me lo sento. Dai! Dai! Ok. Raga, non so se la passo. La vedo grigia. La vedo molto, molto grigia. Voglio essere onesto con voi. Ah, no, che non la passo, raga. Salta, salta. No, raga. Vabbè, prepariamoci a ripartire. Prepariamoci a ripartire. 27, 28, eliminato. Bingo! Essere l'occasione per andare a cambiare la skin. Può essere l'occasione per andare a cambiare la skin. Perché effettivamente questa è un po'. I don't like it. I don't like it much. Quindi, appena riusciamo ad uscire, andiamo a toglierci questa tutina fatata che non mi sta portando molto bene, più che altro, no? Perché non ci sai. Tutina fatata, c'hai le ali, magari riesci a volare. No. Assolutamente. No, è una bugia. Ecco, questa invece era la seconda mappetta che hanno cambiato. E che, insomma, vabbè, non giocheremo quest'oggi. Non giocheremo quest'oggi, cioè, o almeno non ora, perché non sono stato ammesso. Mannaggia voi, mannaggia voi. Ok, allora vediamo un po' gli outfit. Potremmo andare a mettere. Io vado col dinosauro, raga. Che poi il problema in realtà era il sotto, perché il sotto che è un po'. Ma sì, facciamo un dinosauro piccione. Il famosissimo dinosauro piccione, non lo conoscevate? È famoso, è famoso. Allora, cerchiamo una partita. Io dovete sapere che quando faccio le live bevo un sacco, berrei anche ora, ma ho dimenticato l'acqua da qualche parte, tipo laggiù. Laggiù sul mio tavolinetto dove ho la mia tazza di Luca ASMR. L'ho parlata sulla scrivania che uso quando registro i gameplay. Mannaggia a me. Quindi vabbè, mi terrò la gola secca. Mi terrò la gola secca e il mal di gola che domani mi troverò ad avere. Ma va bene così, ma va bene così. Allora, la battiporte. Ho deciso di dare un nome italiano ai giochi e questo sarà la battiporte. Suona anche bene, molto ASMR con queste B. Abbatti. Può funzionare. Team di Fall Guys, se volete usare i miei nomi, va benissimo, prendo soltanto 50.000 euro a nome. Che problema c'è? Che problema c'è? Allora. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa a sto giro. Il dinosauro in genere mi porta bene. Il dinosauro in genere mi porta bene. Speriamo, speriamo. Dai, però. Raga, la gente che ti blocca, la detesto, vi odio. Oh, ma bisogna trovare anche la porta. Bene, bingo, funzionante. La porta da abbattere sarà a questo punto questa, esattamente, per forza di cose. Boom. Peraltro in tutto ciò è la prima volta che provo a registrare il video con OBS, senza fare la diretta, eh. Quindi spero insomma che si veda che funzioni bene. Staremo a vedere, mi direte voi nei commentini. Allora, molto bene. Peraltro fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è il vostro risultato migliore a Fall Guys. Siete riusciti a vincere? Se sì, quante partite? Io mi avvicino ad averne vinte una barra due. Non di più, forse due, ma di certo non tre. Di certo non tre. Potrei aver vinto la seconda, non mi ricordo con onestà, ma la terza no, di certo. Faccio proprio un po' pena. Però vabbè, ci alleniamo. Allora, la prossima partita sarà. Dobbiamo trovare un nome anche per questa nuova mappa. Non lo sanno neanche loro, sono lentissimi a scegliere il gioco. Lenti, estralenti. Spero non il memory. Vabbè, il memory, se esce il memory rimane il memory.
faccia saltare e allora provo. Qui hanno aggiunto questo pallone che una volta non c'era. Ok. Dai, benissimo. Dai così, Luca. Dai così, dinosauro Luca. Vai così. Dai che passi. Perfetto, bravissimo, Luca. Ora non farti buttare di sotto dai palloni, oh mio Dio. Raga, non lo so se ce la fa. Sì, ce la fa. Ok, però vedete che ero tipo primo e sono tipo, 19 millesimo. Vai. Ok, meno male, mi sono evitato il martello. Ce l'ho fatta. Molto bene. Temevo, devo dire che temevo. Ma in tutto ciò io ho una domanda. Posso cambiare nickname? O sarà sempre Fall Guys 9598? Anzi, Fall Guy, non c'è la S in fondo al nome. Ho questa domanda epica. Insomma, avere tipo Luca SMR sarebbe carino, no? Forse su PlayStation compare un nome dell'account. Però anche su computer si potrebbe fare, secondo me. Non si sa. Comunque, terzo gioco, ragazzi, siamo in 29. Sempre più tesa. Vediamo. Ecco, questa è la seconda mappa. Non ho visto come si chiama, chiamiamola tipo castello medievale. Anzi, assalto medievale, visto che bisogna assaltare le mura. Assalto medievale. Questa è la seconda mappa che ho trovato che permette di... Ma dai! Raga. Oh, bravissimo. Sì, però siete degli infami. Dei super infami. Non ce la farò mai. Ok, tirati su. Bravo Luca. Ok. Ora. Vai così. Aspettiamo che tipo vada. Bravissimo. Così. Ok. Ora tipo salire su questo. Bravissimi. Spostatelo. Siete bravissimi. E tipo... No! Porca miseria. Dai, sali su. Ok. No! Ok, per un attimo ho temuto. No! Non voglio cascare. Così, bravo Luca. Grande. Grandissimo. Va così che mi sono già abitato un pezzo. Grandissimo. Ok, ora qualcuno dovrebbe tipo... degnarsi di spingerci. Tipo, se qualcuno vuole spingerci, grazie. Ah, ok, allora, vado di qua, via, salta. No, direi che no, non è stata un'idea molto saggia, in effetti. Raga, questa non so mica come fare, eh. Ok. E tipo... Ok, dai, che ce la facciamo forse. Vai così, raga, non ci posso credere, potrei farcela. Mio Dio, ce l'ho fatta, ragazzi. Non pensavo, ero veramente dell'idea di non farcela. Perché siamo andati lì. Quindi, mamma mia. Ok, quanti ne sono passati? 17, se non sbaglio. Ok. Tesissima, stavo cercando di capire che ora si fosse fatta per capire quanto fosse venuta lunga già questa sessione di Fall Guys. Questo video sicuramente risulterà un pochino corto, me ne rendo conto. Oopsie Legends. Ok, anche questo è nuovo, non l'avevo ancora visto. Che bisogna fa? Jump and dive through oops to score 6 points. Oddio. E praticamente si qualificano i primi che fanno 6 punti. Oh mio Dio, ne passano in 10. Raga, la vedo tipo tosta. Ma tipo extra tosta. Cioè, come faccio? Come fo? Ah, ma perché si spostano? Aspettate, vai su. No. Raga, no, mi hanno fregato l'anello. Porca miseria. Raga, non penso di farcela in realtà, eh. Vi dico questa cosa.
mio stomaco, ma è l'acqua che, insomma, oh mio Dio, no, lo voglio io, ma sali su, ma porca miseria, raga, non mi qualificherò mai, grazie, portami là, grazie, no, porca miseria, dai, 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 che possiamo fare, no, 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 raga, non ce la farò, me lo sento, me lo sento. Questo è mio. No, non riesco a saltare. Come cacchio? Raga, dai, ne ho preso solo uno. Eliminato, eliminato. Vabbè, dai, allora voglio riprovare. Voglio assolutamente riprovare. Dai, non lo accetto, non lo accetto. Questa sarà l'ultima, sperando di non morire tipo nella prima mappetta. Ok, nameplate con lo slime. Peccato che poi tanto il nome non posso sceglierlo, quindi inutile. È inutile, è assolutamente inutile. Ma va bene così, ma va bene così. Allora, vediamo se a questo giro, insomma, non c'è due senza tre, no? La prima sono morto alla prima mappetta. Nel secondo sono morto alla quarta. Perché ho fatto abbatti la porta. Poi abbiamo fatto montagna di slime. Poi abbiamo fatto assalto medievale. Sì, al quarto giochino, al quarto giochino. E quindi, insomma, proviamo ora, vediamo se magari siamo più fortunati, oppure no, insomma, è un mistero, appena si popolerà, tutta la partita lo scopriremo. Si spera che quest'ultimo giocatore arrivi abbastanza in fretta, perché si è fatta già una certa, vorrei solo far presente a tutti, quindi se arriva, per favore, dai, so che stai arrivando, Fateci cominciare in 59. Non si può proprio giocare in 59. Ok, è arrivato anche il 60. Allora, The Werewolf Kick. Lo chiameremo Sento Aria. Sento Aria. Visto che ha tutte queste ventole, Sento Aria. Riusciremo a classificarci a Sento Aria. Il gioco preferito dei nonnini dagli 88 ai 93 anni, che sentono sempre l'aria. Non so se l'avete notata questa cosa. Allora, questa era pessima anche per me, me ne rendo conto, però va così, ragazzi, a quest'ora ho un umorismo un po' idiota, quindi vabbè, so che voi lo vedete nel primo pomeriggio, ma vi ricordo che per me è piena notte. Ok, abbiamo superato un paio di boom. No, tirati su, dai, no, tirati su, dai, sì. Ok, lanciati. Ogni tanto si lancia, ogni tanto no. Ma perché? Mi hanno cambiato i comandi. Credo sia anche per quello che prima non sono riuscito a vincere. Come faccio a saltare mentre... Raga, oh. Dovrò riguardare i comandi, mi sa, perché se premo RT, sostanzialmente aggrappa soltanto la gente. Non fa più lo slancio che una volta faceva. Mamma mia. Ok. Potrebbero aver cambiato i comandi. Non lo so, potrebbero averlo fatto. Vai. Oh mamma mia, sono in ritardo a sto giro, Ok. Non fa più. Una volta saltava e slanciava. Ora probabilmente hanno cambiato i comandi, perché non lo fa più. Datemi un feedback se lo sapete nei commenti. L'avete notato anche voi o... Insomma, non penso sia il controller che non funziona, perché la gente l'aggrappa. Però, boh. Comunque, siamo rimasti in 43. Non me la sono cavata male, ma neanche benissimo. A volte mi classifico più in fretta nel Sento Aria. In tutto ciò ho anche un sopracciglio che mi sta, tipo, martoriando l'occhio. Se mi vedete fare smorfie strane, è per questo. Insomma, mi fa un prurito pazzesco. E mi rendo conto che quando mi gratto l'occhio faccio delle facce un po' strane, specie sulle lenti, perché poi ho paura che la lente vada fuori posto. Vabbè, ma questa è un'altra storia, Vediamo quale sarà il nuovo gioco dopo Sento Aria. Abbiamo Night Fever. Ok, che quello di prima, come lo chiamiamo? Tipo, non lo so, rullo medievale, così. Mi mancano degli altri nomi, e allora rullo medievale sia.
Ecco, magari potremmo fare tipo un giochino. Potete lasciare nei commenti il timestamp del gioco e il vostro suggerimento per il nome. E poi magari i nomi più divertenti, più fighi, potremmo effettivamente utilizzarli nelle prossime live. Che ne dite? Mi raccomando, lasciate anche il timestamp perché a volte solo la descrizione del gioco non è così. Oh mio Dio, non è così immediata. Ok, raga, stavo tipo a morire subito, ma sono riuscito a non farlo. Oh mio Dio, no, porca miseria, ragazzi. E direi che c'ero quasi. C'ero quasi, solo che poi bisogna rifarli tutti e due. Sono fatto prendere dal panico. Quando capite la tecnica per passare, non è così difficile quella parte lì di rullo medievale. Ok, allora aspettiamo. Questo vada giù. Ok, vai, 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 vai. Ok. E vai, 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 vai. Ok, a questo giro il tempismo mi torna comodo. Ok, poi passiamo su questo ponte levatoio. Dai, 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 dai. Ok, perfetto. Raga, però intanto siamo di nuovo tipo lì, eh. Ce ne mancavano 9. Mi sono classificato 21esimo, tipo. Quindi, bene ma non benissimo. Bene ma non benissimo. Ok, vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo un po' quale partita arriverà. Comunque sì, devo dire, mi piace l'idea del farvi pensare anche a voi dei nomi in italiano, chiaramente per le mappette. Credo sia divertente, sia simpatico. Anche perché le mie idee potrebbero anche essere banali, me ne rendo conto. Ok, jump and dive through hoops to score points for your team. Ok, questo è per il team, quindi insomma io sono incapace, ma gli altri. Però appunto, dive through hoops. E se lo facesse, ma come vi dicevo prima, non lo so, o hanno cambiato il pulsante, vedete che cioè io salto, però non si lancia. Hanno cambiato. Ah, ma è con la X. Sono io che sbagliavo il pulsante, ragazzi. My fault, my fault. Colpa mia, colpa mia. Benissimo, benissimo. No, non riesco proprio. Va bene così. Vediamo se va lui. Ok, vado io, vado io. No, brutto, infame, mi hai rubato. Ma vedete, mi ha rubato l'anello. Mi ha rubato l'anello. Vabbè, qui nessuno vale in questo, ci vado io. Pippa. No, me l'ha rubato di nuovo. Ok, siamo a 20, raga, siamo tipo gli ultimi. Mannaggia, mannaggia. Raga, mi sa che anche questa va a buca. Va a buca, sì. Va a buca, sì, raga. Rabbia. Ma dai, ho saltato io, non lui. Ma dai, qui c'è un complotto. 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 Ma dai. Ma siete dei falsi. Siete dei falsi. Ok, almeno ne ho preso uno. Oh, è già qualcosa. È già qualcosa. Però raga, no, manca troppo poco. Manca troppo poco. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo mica. Dai, che arrivi qualcosa qui, che almeno faccio anch'io qualcosa di utile. Raga, ma non ce la facciamo mica. No! La odio questa mappa. La odio questa mappa. La odio fortissimo. La odio fortissimo. Vabbè. Tipo sono morto al secondo gioco. La gioia sul mio volto dice tutto, vero? Penso proprio di sì. Però va bene. Va così. Cosa ci possiamo fare? Niente. Non ci possiamo fare. Niente. Allora, miei cari dormiglioni e nonni, io vi ricordo, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi sia qui sia sul primo canale Luca ASMR, dove potete trovare dei video gameplay un pochino più normali, non gameplay, scusate, video ASMR un pochino più normali, e in alto nella grafica vedete anche i miei social Instagram e TikTok. Se vi va di seguirmi, fatelo. Non ve ne pentirete. Non riesco proprio più a parlare, per me è tipo tardi. Spero che questo video di Fall Guys vi sia piaciuto, tornerà presto, promesso, e tornerò
alle 14:30, sempre qui, sempre qui. Io vi auguro un buon proseguimento di relax e a presto.